al di là del fatto che ci sono le coppe, ci sono i vari turnover, però se andate a guardare la classifica, 10 punti sono pochi per le partite giocate, forse è l'anno in cui ci sono meno punteggi pieni, io mi aspettavo qualcosa di più da loro. Dal Napoli mi aspetto grandi cose, perché il Napoli non ha fatto la campagna acquisti e sembra solo di Lukaku, perché si è parlato solo di Lukaku, ma guardate che il Napoli ha preso dei giocatori di grandissimo valore in tutti i reparti, quindi il Napoli senza le coppe è un indiziato importantissimo a contendere all'Inter questo scudetto, perché credo che siano queste due adesso, e la Juventus in effetti poi sì, anche la Juve, però ripeto, sono un po' deluso da queste due, perché nel momento che hanno trovato squadre che tatticamente si sono difese bene, hanno fatto fatica a tirare in porta, non a fare gol, attenzione, a creare azioni da gol. Io sono molto d'accordo con la tua analisi. Però Maurizio, fermiamoci un breve 10 secondi che ci ricarichiamo. Ci ricarichiamo, dai. Continuiamo. Continuiamo assolutamente. Alberto dichiara. No, Alberto arriva fra poco. Ancora non c'è, arriva tra poco. È un collegamento. Vabbè, l'hai spoilerato, va bene così. Allora, tra poco, più tardi, un altro nazionale, un altro campione, oggi procuratore. Avremo con noi Alberto Di Chiara, che arriva, che però è previsto in un collegamento successivo. Abbiamo sempre tanti collegamenti. Certo. Voglio andare da Paolo. Paolo. Allora, abbiamo analizzato un pochino il Napoli, poi entreremo ancora perché insomma ci abbiamo tanto da parlare sul Napoli, ma non ti sembra che le prestazioni di Inter e Juventus siano delle prestazioni involutive dal punto di vista del gioco, ma nel caso dell'Inter anche, soprattutto dal punto di vista della capacità di combattere, cioè di prendere i risultati anche quando le cose non funzionano e non vanno benissimo? Ma guarda, io ti dico, sono un po' più assolutorio sulla Juve, perché il processo della Juve è un processo completamente nuovo, con una filosofia di calcio totalmente opposta a quella che era di Allegri, con tanti giocatori nuovi e anche giovani, quindi c'è bisogno di tempo. L'Inter invece mi ha sorpreso, perché sostanzialmente, ecco, qui ti voglio dare una chiave di lettura diversa. So che tu, ci eravamo parlati, un po' anche la narrazione comune che dice che l'Inter, insomma, quando cambia Inzaghi, cambia troppi giocatori, l'Inter non funziona. Secondo me, in verità, l'Inter ieri è stata tradita, diciamo, più da due giocatori che sono due titolari. Uno è Thuram, che non ha fatto nulla, vabbè, Lautaro lo sappiamo, secondo me non doveva neanche giocare. Inzaghi subisce un po' di sudditanza nei confronti di Lautaro, che si mette, si toglie, anzi vuole sempre giocare. E poi anche Pavard, che ha fatto non solo quell'errore sul colpo di testa di Mota Carvalho, perché poi gli altri che sono entrati, cioè, secondo me Frattesi ha fatto bene e giocava al posto di Barella. Non voglio pensare che la sola presenza di Çalhanoğlu avrebbe cambiato la partita. L'Inter secondo me ha deluso di più, in conclusione, perché comunque è una squadra collaudata, mentre la Juventus è all'inizio di un percorso di crescita e ha parecchi giocatori giovani che devono crescere con la filosofia di Thiago Motta. Mi ha dato l'idea che in campo fossero un po' condizionati a livello inconscio dal pensiero, delle istruzioni che hanno durante la settimana e metterle in pratica, quindi a volte perdevano qualche tempo di gioco, facevano lenta circolazione di palla. Ecco, questo è il mio punto di vista. Marcello, io nella giornata di oggi ho visto moltissimi post sui social, corredati da foto e tutto quello che ne consegue, in cui soprattutto i tifosi della Juventus, devo dire, meno tifosi di altre squadre, si lamentano di una topica di Pairetto. Tu che ne pensi? Sai benissimo a che mi riferisco, immagino, se no ti rinfresco le idee. Sì, l'ultima occasione che ha avuto il Monza, la punizione che è stata fischiata, mentre invece bisognava dare prima il vantaggio, e Pessina si sarebbe trovato davanti
al portiere dell'Inter. Sì, ho ben presente la situazione. Cosa che ne pensi dire? Tu? Cosa penso? Che come al solito sono disastrosi gli arbitri. E Pairetto non è nuovo a fare queste topiche, perché se tu vai a vedere il pregresso di Pairetto, vai a vedere quanti errori ha fatto nelle precedenti stagioni. Però lo teniamo lì e non si capisce perché. Quello è un errore grave. Poi allora so, cerchiamo di capirlo. Non so, questo. Non so se ma il fratello di Pairetto è sempre cerchiamo di capirlo. Questo tu hai detto non si capisce perché. No, leggo. Cerchiamo di capirlo. E qui io mi vendico con Dana, perché adesso me ne vado io. Vado verso Luca perché sono curioso di andare a capire. Quindi apriamo la parentesi Moviola. Apriamo la parentesi Moviola a partita in corso facciamo un'istantanea. Una Moviola. Facciamo un'istantanea sull'episodio di Pessina. Io credo che molti di voi lo avranno già visto, tanto la regia sicuramente ci verrà in soccorso. Si tratta comunque di un episodio... Io me ne vado, eh. Certo, no, io rimango qui tranquillo. Quasi decisivo, no? Poi ai fini del risultato, potenzialmente decisivo. Siamo praticamente allo scadere, siamo praticamente in fase di contropiede per il Monza. Viene buttato giù Dani Mota con tanto di cartellino giallo per Pavar, tra parentesi, giusto per il tipo di intervento, e un rimpallo su Bondo poi va a favorire Pessina. Peccato per il Monza che in quel momento Pairetto avesse già fischiato. Già fischiato, esattamente. C'è da chiarire questo. Pairetto non fischia appena viene buttato giù Dani Mota da Pavar. Fischia nel rimpallo su Bondo, a mio avviso sbagliando. Perché il rimpallo è una situazione di gioco talmente imprevedibile, ecco, che può far proseguire l'azione in una direzione o nell'altra. A quel punto tu dai norma del vantaggio e ti lavi le mani, tra virgolette, da tutte le problematiche. Fatto sta che però, come abbiamo visto anche in numerosi replay, probabilmente ci sarebbe stato quantomeno un contenzioso tra Di Marco e Pessina per arrivare sul pallone. A me sembrava, perché Di Marco si è fermato. Adesso rivengo da te, ma perché così la vedo meglio, ma l'ho già vista tante volte. Sui l'impressione è che nel rimpallo il fischio è già arrivato, esatto, e la palla è in totale disposizione di Di Marco. Ma esatto, lui non deve, però lì c'è il punto. Lui non deve fischiare. Lui non deve fischiare. Esattamente stavamo arrivando a questo. Esattamente questo. Scusa, ma l'arbitro Serra in Milan Spezia non ha più arbitrato per quell'errore lì. C'è uguale. Lì poi è stato segnato da quell'errore. No, io voglio dire questo, che l'errore c'è sicuramente, diciamo che è un errore che non è gravissimo come l'hanno voluto far però passami il termine, raccontarlo, perché nel regolamento ti dico, si chiama norma del vantaggio, si chiama norma del vantaggio, non regolamento, però cioè passami, è una decisione, il vantaggio ma sì, ma passatemi un attimo il termine, perché secondo me in questa occasione vado io un po' controcorrente. L'arbitro mi è sembrato molto superficiale, significa è andato sul sicuro, nel senso è andato sull'applicazione letterale di un momento di partita che ha faticato a capire. Si è parlato tanto, soprattutto quest'estate, di arbitri che devono capire il calcio, di arbitri che devono far giocare, di arbitri che devono fischiare il meno possibile. Se uno poi prova a rientrare nella comfort zone in cui ogni volta che c'è a disposizione il fischio ne approfitti per fischiare, allora poi non si fa quello step di calcio la più comfort scorrevole, zone è l'esatto contrario, perché la comfort zone è quando tu fai decidere al VAR eccetera, ma a quel punto non sarebbe potuto intervenire più. Il fatto è quello. Allora e io via, sono molto che io sono fischia molto, no, io sono molto contento da osservatore esterno di come sta andando il VAR, perché volevo sottolineare però poi tanto questo più fischio secondo cosa me è di troppo. Perché? Perché quando c'è la differenza tra la realtà e quello che leggi sui social, no? Molto spesso. Beh, poi i social è gigantissimo. È una realtà. Allora, che cosa ti fanno vedere? Ti fanno vedere, per la stragrande maggioranza, gente che forse col calcio ha poco a che vedere, ti fanno vedere le azioni, la palla che sta già tra i piedi di Pessina. Esatto. E lo scopo di tutto questo è dire avrebbe fatto gol. Ecco, sì. Cosa che se vedi tutta l'azione sai che non può essere. Maurizio, perdonami, è quello che è poi come dicevamo. È stata costruita tutta la storia contro la Juve nei esattamente, nei 30 è lo stesso anni. Ragionamento. Tu fai vedere solamente il gol di Turone, allora, ma non fai vedere gli altri episodi Juve perfetto. Torino, Guagnolini. Sono totalmente d'accordo. No, dico in generale, è così. Lasciamo la mia cosa è diffidate da chi
vi fa vedere i fermi fotogramma sul... Perché è infatti, Maurizio, scusami, che è quello che è più anticalcistico al mondo. Non l'avevo rivisto. Maurizio, infatti, scusami, senza andare a scavare, vabbè, due settimane fa qua abbiamo sbugiardato un fermo immagine che era il fallo di mano di Bremer in Roma, sì, Juve, se ti ricordi. Sì. Perché era un fallo di mano che se tu vedi il fermo immagine, se dici, se no, se ci sono 10 rigori. Se facevi vedere i tifosi, se invece vedi la dinamica, non è mai rigore. Abbiamo detto di no. Perché? Perché guardando l'azione che ma perché abbiamo detto anche che l'anno scorso quel rigore sarebbe stato dato. Allora è un invito a chi ama il calcio e chi vuole vedere il calcio. Ma se lo metti a metà quell'episodio? Certo, ma certo, va via così, i calciatori non fanno tutto giusto, quel casino però, che hanno giusto, fatto. Ha ragione discreti però, Cioè, sì, infatti gliel'abbiamo data tutti ragione. Se era Juve Monza no, voglio vedere cosa fermo immagine, no, io non lo so, io questo come ragionamento giusta, non lo seguo. Però come se era Juve Monza, io lo seguo azione per azione. Che uno che non vede l'azione, vede quel fermo immagine, dice ammazza, hanno fermato Pessina. Vabbè, esatto. Invece uno si vede l'azione, la palla a Pessina non arriva mai. Vede che Di Marco proprio si faceva il rimpallo. È stato un gioco nazionale per anni questo. Sì, appunto. E non è che stessa cosa, adesso dobbiamo essere se tutti no, diciamo, l'hai detto oggi, per fortuna l'avevo detto la settimana scorsa e l'avevo detto io, è un mio mantra da molto tempo, la settimana scorsa in altri ambiti c'era il fermo fotogramma, il professore qui è romanista, non è che stiamo parlando, ma è un romanista che però vede le cose, sono due casi differenti, era successa la stessa cosa, tutti i romanisti avvelenati col fallo di mano di Bremer, se vedi l'azione non è mai rigore, vabbè, assolutamente, però il caso era differente, non possiamo paragonare, certo che è differente, io lo so, tu dallo sgabuzzino però adesso invece visuale. Però oggi stasera dobbiamo essere tutti amanti del calcio, no, tutti essere super no lo eravamo pure la settimana scorsa, se te lo ricordi, come diceva Discreti, torniamo al gol di Turone e siamo tutti parliamo d'altro. Ci ha fatto un film sul gol di Turone di cui mi vanto di aver partecipato, ma per allora dire, un esempio se primo vogliamo, che mi è venuto, diciamo così, che... ricostituire una comunità tranquilla e serena, facciamolo, però il tempo però, passato non lo dobbiamo dimenticare. Io sono per il la tempo comunità passato tranquilla e serena, professore. Io sono per la comunità anch'io tranquilla. Però il non problema, dimentichiamo il passato. Non dimentichiamo il passato, però, però ci sarebbero anche tanti casi degli altri che non vengono mai documentati. Ma tanti documentati, li conosciamo. Tanti portati altri alla sala storia. Cioè, va bene. Abbi pazienza. Ma ormai siamo, diciamo, diventati universalisti, va? Allora, eravamo rimasti alla Moviola, voglio andare da Paolo Bargigia perché lui è sempre stato uno che da un lato guarda i social ma non si fa orientare dai social, casomai li orienta con le sue riflessioni. Insomma, questa storia che per me è più dell'episodio, è il concetto di voler trasfigurare la realtà in un'immagine quando nel calcio è impossibile farlo e quindi mettere un fermo fotogramma per dimostrare un qualcosa che molto probabilmente è distante dalla realtà, che effetto ti fa? Ma intanto ti ringrazio per l'apprezzamento, ma in questo caso secondo me più che una questione social è una valutazione diversa dal discorso che abbiamo fatto con te in tante trasmissioni sul frame, l'immagine e l'inquadratura, perché comunque qui non è una valutazione di un contatto o di una posizione, è la valutazione, cioè, di una norma e di un fallo che c'è stato e di un vantaggio che comunque si vede a occhio nudo, non dalle immagini. Cioè, per fartela breve, sono convinto che sia stato anch'io, come tanti, un errore piuttosto netto quello di Pairetto. Non so se ti ho soddisfatto con questa risposta. L'hai soddisfatto perfettamente, anche perché poi io non devo essere soddisfatto, ognuno deve esprimere Pairetto, quello che pensa. Scusami Maurizio, ma Pairetto, quante volte abbiamo visto moviole che riguardavano Pairetto? Quante? Anche se nei precedenti per processi. Quanti? No, ogni storia fa casa a sé, nella fattispecie. No, certo. E ieri, però... ma tra l'altro io dico una lui cosa. Lui è reticente però, Sì, ma tu sei... Io non sono tanto giustizialista con gli arbitri, perché se noi dovessimo fermare tutti quelli che sbagliano,
T'assicuro che ha fatto errori clamorosi. Paivetto. Non avresti più arbitri, però, no, ma io Ma ne sostituisci uno, cioè non ti sto dicendo di sostituirne 20, ma Paivetto ha fatto una marea di errori nella sua carriera finora, eppure continuiamo a vederlo lì come se niente fosse. Questo è un errore grave, secondo me. Juve non era tra le prime due, secondo il nostro pubblico, per quanto riguarda la squadra anti-Inter. Ce n'era una che era in netto vantaggio e, a sorpresa per mio modo di vedere, era il Milan, che aveva delle percentuali molto più importanti delle altre. Ribaltone con il Napoli che supera il Milan, 46% per la formazione di Antonio Conte, 31% per il Milan, 23% per la Juve, Atalanta che non è riuscita neanche in questa seconda parte di trasmissione a racimolare qualche voto. Però ecco, la distanza allora forse tra il Napoli rispetto a quello che si pensava inizio anno, una formazione tanto in difficoltà, ne abbiamo parlato anche nell'in e nell'out, con un mercato che doveva ancora essere completato, con i malumori di Antonio Conte, adesso in tre partite ha completamente ribaltato tutto e si propone lei, anche guardando la classifica, come anti-Inter. Allora, per però chi pensasse... il 24% della Juventus non è convincente, dico la verità. No, ma la cosa curiosa è che normalmente quando tu non fai dei sondaggi fatti da un istituto di sondaggio che sceglie i campioni precisi, eccetera, normalmente si riflette in questi sondaggi la più alta percentuale di tifosi, no? Cioè, quindi la Juventus ha un vantaggio, perché ha più tifosi sparsi per l'Italia, poi c'è l'Inter, il Milan ha più o meno alla pari, insomma, qui invece questo sondaggio non è un sondaggio da tifosi, perché i numeri che questo sondaggio dà... È un sondaggio evidentemente ponderato dai nostri telespettatori. Perché... Ma, vabbè, ma sulla base... Sulla base delle prime quattro partite, immagino. Sì, ma voglio capire, ma riflette sempre la tifoseria, sia pure a livello di campione. Ma se fosse un sondaggio 24... di tifoseria, scusa, sarebbe prima due, Juve, secondo Milan, terzo il Napoli. Con due pareggi, il pareggio con la Roma e evidentemente e con i due pareggi hanno scontentato essere, anche i tifosi della Juventus. Come fai a essere al 24? Ma è tanto 24? Perché è seconda là, È seconda dopo lì, quindi è terza. Terza. Okay, cioè, chi assalirà l'Inter? Cioè, perché l'Inter... Campionato è come se, non ti Napoli, dico, è come se Napoli, tutti fossero quasi a zero punti, ma quasi. Ci sono 6-7 squadre che oggi stanno in tre punti, 6 squadre. Allora, come... voglio andare da Andrea Cossinelli per chiedergli, secondo te, facciamo rivedere questo quadro che ci ha presentato il prof, no? Diciamo, questo risultato, questo sondaggio, intendo dire, quello che abbiamo fatto vedere oggi, ecco. Era impensabile. Questo è quello che ci ha fatto vedere il prof, che ha, diciamo, la sua logica statistica. Poi ci sta quello fatto vedere dal nostro, diciamo, sondaggio con i nostri telespettatori, quest'altro, che, insomma... È più o meno simile, poi sì, diciamo, esatto. In linea generale. Ti chiedo, Andrea, lasciando perdere i sondaggi, tu hai un'altra visione naturalmente delle cose, ma questa percezione sarebbe stata possibile all'inizio del campionato e cosa l'ha fatta mutare secondo te? No, non sarebbe stata la stessa, perché purtroppo noi ragioniamo domenica per domenica e allora sarà sempre così. Bisogna vederci un po' lungo, avere un po' anche di fortuna nel giudicare, ma io credo che onestamente l'anti-Inter, considerato tutto, io credo che oggi sia il Napoli, per il semplice motivo che le coppe portano via tantissimo e considerato il mercato che è riuscito a fare il Napoli all'ultimo momento. Cioè, il Napoli ha fatto una campagna acquisti molto forte, ha un allenatore importante, non ha le coppe. Questo non vuol dire che io escludo la Juventus e il Milan, ma se noi dobbiamo trovare delle percentuali do un punto di più, ha sicuramente più vicino all'Inter il Napoli oggi, ma lo dirò anche magari fra un mese, per quello che penso io. E poi c'è la Juventus, perché il Milan in questo momento non posso farmi influenzare da una vittoria così sul Venezia, ma perché la mancanza di equilibrio in questa squadra è un fatto dominante che me l'ha detto nel primo mese di campionato. Quindi a oggi è così, può darsi che non ci prenda, ma credo che possa andarci vicino a quello che penso.
Maurizio, lo sai che mi colpisce in quel sondaggio a me invece? Mi colpisce la completa sparizione di Roma, delle due romane. Sì, sono perché, inesistenti. Perché praticamente... non considerate a livello nazionale. Ecco, sì, sono il nulla. Chiariamo, il nulla. Non è che la Roma, a tutti i tifosi livelli, potevano, potevano indicare... Anche televisivi. Parlo quello del Bilab... potevano indicare anche la Roma, la Lazio e tutte le altre, eh? Non è che sì, noi l'abbiamo nascoste, dopo... non ci sono per la percezione della gente. Intervengo a gamba tesa perché è finita, la Lazio ha vinto 2-1 contro il Verona, si riavvicina alle prime posizioni. Quindi, a 7 come punti. Sta in classifica adesso? Adesso la Lazio è sesta, se non sbaglio la Lazio sì, è sesta dietro al Torino, sì, ma... anzi dietro al gruppone formato dietro da al gruppo... Torino Juve, sta un punto dall'Inter, dalla Juve, esatto, e dal Torino, cioè, praticamente da dalla vetta, sta tre punti dalla vetta. Io posso dire che mi sorprende lo 0% dell'Atalanta invece, sì, ma perché Maurizio, secondo me l'Atalanta sorprende tantissimo, certo, anche a perché me. Perché secondo me l'Atalanta è la classica squadra che ha avuto difficoltà perché Koopmeiner vuole andare via, Lookman vuole andare via, si è rotto Scalvini, Scamacca, hanno comprato tanti giocatori, quindi per un po' di periodo, per il periodo soprattutto del mercato aperto non ci hanno capito nulla. Adesso è il tempo che basta per, però adesso l'Atalanta per una, ha dimostrato di avere campionato. Uno dei tridenti più forti là davanti, c'è cioè De Ketelaer, Retegui, Lookman. Se l'Atalanta torna alla Champions League, no, però comunque sia lo 0% è veramente già sta dietro. E comunque questa vittoria complica un po' le cose della Roma. E come no? E come no? Perché no, però scusate, questa vittoria della Lazio. Scusate un attimo. Aumenta il malumore. Però, scusa, esatto, la Lazio stasera, che non ha dato quei favori del pronostico, non stasera, dico nel senso del campionato, sì, è a 7 punti, è sotto di un punto alla Juve e all'Inter. L'Inter favoritissima, la Juve che veniva data come seconda. Cioè, io capisco il 46% del Napoli, perché il Napoli io lo do tra quelli che sicuramente si giocheranno lo scudetto fino in fondo, se non addirittura che possano anche vincerlo. Ma il Milan, che l'abbiamo criticata, sono stati casi fino all'altro ieri. Per poco Fonseca non sapevamo se restava sulla panchina ma oppure no. Non è cambiato adesso, niente. Adesso, non è cambiato niente. Cioè, ma che vuoi che cambi? No, il, no, Venezia, il 31%. Ma sai, io credo che peserà moltissimo. Peserà moltissimo nel giudizio di Fonseca. Cioè, io, se Fonseca vince con Liverpool e Inter, certo, lo portano in trionfo. Io nella scheda ho detto che i gol che ha fatto il Milan al Venezia li avrebbero fatti anche Calloni, appunto, e Luther. Sì, quindi, sì, quindi ci mancava di poco. Cioè, ma soprattutto il primo, quello che ha aperto, sì, che ha aperto la strada. Insomma, è una papera è di protezioni colossali. Ci mancava solo che il Milan non battesse il Venezia. Sospendiamo il giudizio. Se non l'avesse Fonseca battuto, Fonseca oggi sarebbe stato licenziato. Perché secondo me, ma io penso questo, che sarà messo sulla graticola se perde con Liverpool e Inter. Sarà portato in trionfo se vince, nonostante la partenza disastrosa. Vabbè. Perché noi viviamo anche, purtroppo, le situazioni del momento. Ma Maurizio. Sì, sì, chi è? Maurizio. Io volevo solo dire proprio a questo riguardo che quando si dà un giudizio futuro di una squadra, quello che succederà, noi dobbiamo sempre partire anche dal fatto che chi guida questa squadra. Ecco perché sul Milan ci sono dei dubbi. Perché? Perché Fonseca, che credo sia un buon allenatore, soprattutto quando hai la palla, quando tu squadra hai la palla, ha sempre dimostrato anche nella Roma di non avere, di non essere un allenatore completo in tutte e due le fasi, e soprattutto in Italia è una cosa determinante, non solo in Italia. Cioè, detto questo, perché il Napoli si ripresenta nei favori del pronostico? Perché con Conte comunque ha preso una guida tecnica di notevole spessore. Della Juventus, dato che ha fatto una grandissima campagna acquisti e ha preso l'allenatore probabilmente più quello che ha fatto meglio lo scorso anno insieme a Giampiero Gasperini, io credo che Andrea, anche lì ci sono... Andrea, posso farti una domanda? Posso farti... Sì. Secondo te, se la Juve avesse ripreso Antonio Conte, avrebbe accettato il mercato che ha fatto la Juventus con 8, 9, 10 cambi così, cambiando tutta la squadra? O si sarebbe focalizzato su 2-3 giocatori? No, per me Antonio Conte avrebbe rinforzato la squadra ugualmente. Che poi lo rinforzi con 7-8 o 3-4, non lo so. Ma allora, se tu invece mi fai la domanda secca, avresti preso Antonio Conte o Motta? Io ti dico Antonio Conte se vuoi vincere subito.
Io pure. E tutti. E questo lo pensano in molti. Tra parentesi, ci sarebbe stato un altro effetto. Io non lo so, mediatico. Cose. E che la Juventus, attenzione, è una di quelle piazze che non aspettano tanto, eh. Tutto qua, esatto. Eh? Però, dai, ti aggiungo una cosa che è solamente riscaldata. Mediatica e non vale sul valore delle persone o dei tecnici. Ma mediaticamente, se tu porti Conte, il fantasma di Allegri non esiste più, perché la personalità di Conte non è inferiore a quella di Allegri. Se Motta stecca le prime partite, il raffronto con Allegri diventa immediato. Perché... Scusa Maurizio, Maurizio. Sì. Sì. Ma come mai non vi chiedete perché Antonio Conte non sia stato cercato da nessun club e l'unico club che l'ha cercato è stato il Napoli? Cioè praticamente noi viviamo, poi ma magari vincerà ancora dal Milan. No, il Milan, Ibrahimovic ha spiegato chiaramente perché non l'hanno cercato, perché non volevano un allenatore ingombrante, un allenatore manager. Cioè Conte è stato preso da De Laurentiis, probabilmente ha fatto anche il colpo vincente, lo vedremo a fine stagione, perché era disperato per la stagione precedente ed era l'unico nome che avrebbe potuto far dimenticare i suoi errori. Non c'è stato un club in Premier, non c'è stato un club in Italia. Io con la Juventus ci parlavo e loro ma mai hanno pensato un secondo di chiamarlo, perché non dimentichiamo che Conte nelle ultime sue 4 esperienze, 2 in Italia e 2 in Premier, ha mollato il progetto a metà o si è fatto cacciare. Al Tottenham si è messo nelle condizioni di farsi mandare via, al Chelsea è andato in causa e alla Juve l'Inter ha piantato le cose a metà. Poi tutti osannate Conte, che in Europa non ha mai fatto nulla di buono. Cioè adesso la valutazione dei club è anche una dimensione internazionale, che è quella che ti porta più soldi, più finanza. Se poi vogliamo stare al nostro campionatino, esaltatevi pure con Antonio Conte e date per scontato quello che non è, cioè che la Juve con Conte avrebbe fatto meglio che con Motta. Peccato che Conte non avrebbe accettato un mercato ridimensionato negli stipendi dei giocatori, con 50 milioni lordi abbassati, con giocatori così giovani. Conte non l'avrebbe accettato, quindi la Juve avrebbe dovuto massacrarsi ancora il bilancio per far contenti anche qui questa i seguaci. Cioè ragazzi, ma le cose vanno seguite un ma po'. Ma poi tra l'altro no, ma questa è la chiave di lettura. No, scusate, no, ma Conte è stato preso. No, però Conte è stato preso. Detto la cosa giusta. Aspetta, ma Conte sì, va non bene, avrebbe perfetto. Mai accettato questo mercato. Ma Conte mercato è stato preso a Napoli per far riportare il Napoli dove, diciamo, Spalletti l'aveva lasciato. Non gli si chiede di vincere lo scudetto al primo anno. Beh, non lo so perché non credo.